Allora, siamo pronti per la quinta corsa, premio Contrade di Ferrara. Allora con Susanna introduciamo un ospite molto gradito. Ma sì, sicuramente molto gradito. Insieme a me e a Tommaso c'è Alessandro Fortini, che è il presidente dell'Ente Palio Città di Ferrara. Fra l'altro è un senese acquisito, un contradaiolo della selva, per cui sicuramente ha portato la sua passione e il cuore che tutti i senesi hanno per questo grande gioco, lo ha portato anche nella città di Ferrara, devo dire, poi assumendo un ruolo di assoluto rispetto quale quello del presidente dell'Ente Palio. Intanto buonasera, sì, diciamo un contradaiolo quasi doc, perché sono stato a Ferrara per tutta la vita, sono cresciuto qui e quindi mi sento a tutti gli effetti più che mai selvaiolo e contradaiolo di nascita, oltre che di battesimo. Ho portato a Ferrara quello che è per i senesi un imprinting, qualcosa di normale, cioè vivere il palio tutto l'anno, mentre a Ferrara spesso si pensa a viverlo esclusivamente in alcuni momenti dell'anno, a far capire che il palio non è esclusivamente una gara, ma un modo di vita, una tutela, un sistema, un mondo magico e anche economicamente potenzialmente molto forte dal punto di vista turistico. E poi organizzazione, ci vuole molta organizzazione per far sì che queste cose siano fatte bene e abbiano prospettiva. Ebbene, in questa giornata Ferrara è presente più che mai in questa quinta corsa, appunto premio Contrade di Ferrara, dove la città ha voluto partecipare a questa prima giornata mettendo a cavallo in ogni rione un fantino, probabilmente un fantino in orbita Contrada, non so se poi saranno questi cavalli e fantini che andranno a disputare l'edizione 2015 del Palio di Ferrara, ma sicuramente una vetrina importante e anche dei segnali importanti, con Prova d'Amore Giosuè Carboni, qui Pro Quo e Bruschelli, Periclea Caria, Quintana e Sebastiano Murtas, Nannè Due, Alessio Micheli, Non mi tocca, se Simone Mereo, Pressing De Mores e Federico Arri e Rio con Francesco Ferrari. Passo il microfono a Tommaso per la cronaca, poi torniamo con Alessandro per commentare questa quinta corsa Contrade di Ferrara. E dunque cavalli che stanno per entrare tra i due canapi, la volta con il numero uno di Prova d'Amore con Giosuè Carboni, eccolo qua dentro i due canapi, poi con il numero due Qui Pro Quo con Enrico Bruschelli, Prova d'Amore con Carboni per il rione San Benedetto, Qui Pro Quo per il rione Santo Spirito con Enrico Bruschelli, con il numero tre troviamo invece Periclea Borgo San Giovanni con Francesco Caria, numero quattro Quintana Rione San Paolo con Sebastiano Murtas, numero 5 invece con Nanne Du, Borgo San Giacomo, Alessio Micheli, numero 6 Non mi tocchesi, Borgo San Giorgio con Simone Mereu, numero 7 Pressing De Mores, Rione San Benedetto con Federico Arri e poi con il numero 8 Rio, Rione Santa Maria in Vado con Francesco Ferrari. Entro due canapi, situazione molto tranquilla per Prova d'Amore con Giosuè Carboni, poi la seconda posizione Enrico Bruschelli con Qui Pro Quo, terza Periclea con Borgo San Giovanni, quarto Quintana con Sebastiano Murtas, poi Alessio Micheli con Nanneddu, Simone Mereu è in sesta posizione con Non mi tocchesi e poi Pressing De Mores si deve portare in settima con Federico Arri, in corsa invece Francesco Ferrari con Rio. Quali allineati, con solo Mereu fuori posizione al momento, vediamo se riesce a portarsi sul canapè anteriore, è così, posizione piuttosto tranquilla, lontano però dall'ingresso delle canapi Francesco Ferrari con Rio, vediamo però, situazione veramente molto tranquilla per i sette cavalli all'interno dei due canapi, Mircolotti e Mossiere. Questa giornata di corse nell'ippodromo di Piano delle Fornaci chiama Francesco Ferrari, che si avvicina in questo momento, entra all'ingresso, è buono, in prima posizione va Enrico Bruschelli, protezione all'esterno anche Federico Arri con Pressing De Mores, è Francesco Caria che alla fine trova la prima posizione con Periclea, la seconda per Federico Arri con Pressing De Mores, poi in terza Enrico Bruschelli con Qui Pro Quo, Francesco Caria con Periclea che cerca di gestire questa prima
prima posizione con Federico Arri che si avvicina all'esterno con pressing De Mores, poi la terza posizione con Simone Mereo all'esterno che prova ad attaccare Enrico Bruschelli. Enrico Bruschelli però passa su pressing De Mores in prima posizione, intanto ancora Francesco Caria che sta lottando per mantenere la testa della corsa e ci riesce con Periclea che allunga anche con Federico Arri, pressing De Mores all'esterno, poi arrivano anche in grande velocità dall'interno poi Enrico Bruschelli con qui pro quo, attenzione però la brutta caduta, una brutta caduta di Giosuè Carboni con prova d'amore è caduto, poi si prosegue con la prima posizione ancora di Francesco Caria che viene attaccato all'esterno da Federico Arri, passa Federico Arri con pressing De Mores, seconda posizione per Francesco Caria con Borgo San Giovanni, poi all'esterno prova anche a farsi vivo Simone Mereu con Borgo San Giorgio, attenzione allora alla dirittura finale ancora con Federico Arri che si trova in testa a questa corsa, poi all'esterno viene forte Simone Mereu con Nomi Tocchese e Francesco Caria, ma vince Federico Arri con pressing De Mores, la seconda posizione probabilmente di Francesco Caria con Periclea, la terza per Simone Mereu con Nomi Tocchese, dunque Federico Arri, Rione San Benedetto, poi la seconda posizione Borgo San Giovanni con Francesco Caria, terza posizione Borgo San Giorgio con Simone Mereu. Susanna. Bene, sì, sono ancora con Alessandro, una corsa proprio veramente fatta sul palio di Ferrara con lo speaker di pista che ha fatto la corsa sui rioni e quindi anche noi continuiamo in questo senso dicendo che il rione San Benedetto con pressing De Mores e Federico Arri si è aggiudicato la prima posizione, una bellissima corsa fra l'altro di rimonta importante da parte di Federico Arri, protagonista nelle ultime due stagioni devo dire di cose importanti, ci ha fatto vedere delle belle cose, un ottimo Francesco Caria con Periclea, cavalla interessantissima e molto potente, sicuramente attesa a Ferrara e anche altrove, e bella corsa ancora di Simone Mereu con Nomi Tocchese, buonissima la partenza invece per Enrico Bruschelli con qui pro quo per il Rione Santo Spirito che ha colto un ottimo tempo del via ma poi non è riuscito a tenere la prima posizione. Bella corsa comunque, speriamo sia foriera di un grande palio che si disputerà a Ferrara ormai tra poco più di un mese. Sì, il palio si a Ferrara sarà alla fine di maggio, il 31 di maggio, quello di oggi era un test vero, non era una gara così, oggi siamo qua perché ci crediamo, questo è un esperimento molto bello, volevamo essere presenti all'apertura, volevamo essere presenti in modo serio con i nostri contratti, i nostri rioni, con una gara ad hoc che avesse il nostro nome, questo ha un senso perché essere qui con questo tipo di caratteristiche a Siena vuol dire avere un senso nazionale se non oltre. Sono convinto che quello che abbiamo visto è stato un bel test con energia, non ci sono stati tatticismi ma voglia di vincere. Mi aspetto qualcosa di importante per la fine di maggio. Bene, ringraziamo ancora quindi Alessandro Fortini, ringraziamo il Palio di Ferrara che è qui presente appunto con il suo più alto rappresentante, il presidente dell'ente Palio. Archiviamo questa quinta corsa Premio Contrade di Ferrara che ha visto la vittoria di Pressing De Mores con Federico Arri. Sì, giusto una correzione, seconda posizione per Simone Mereu con Nomi Tocchese per Borgo San Giorgio e terza per Borgo San Giovanni con Francesco Caria su Periclea. La vittoria chiaramente è quella di Federico Arri con Pressing De Mores per Rione San Benedetto. Intanto si cerca di recuperare anche lo scosso che è prova d'amore con la caduta di Giosuè Carboni. Abbiamo visto Giosuè Carboni uscire dalla pista senza particolari problemi, è stato recuperato in questo momento. Prova d'amore. Grazie. Alla prossima.